Ciao ragazzi, ben ritrovati di nuovo sul canale, un saluto da Xfazio X. Allora ragazzi, oggi andiamo con Construction Simulator, dove stavamo finendo la costruzione della tribuna dello stadio. Scusate, devo togliere la musica, c'è sempre sta cazzo. Cioè io più la disabilito, più metto topic, più mi riparte la musica. Se sto gioco non salva le impostazioni, devo capire il motivo. Comunque, stavo dicendo, stiamo finendo di costruire con la gru a mettere gli ultimi due componenti del tetto. Ragazzi, finiamo il tetto e lo stadio oggi sarà terminato. Ovviamente la tribuna, poi dovremmo fare altre cose, sicuramente ci fa fare altre strutture, però dovremmo alzare questi ultimi blocchi di metallo per poi, cioè di, no, di cose, e poi niente, dobbiamo finire di costruire questa cosa qua che l'avevamo lasciato nello scorso episodio. Ho detto, raga, dobbiamo alzare questi, quindi mettiamo questa cosa qua, raga, e poi vediamo cosa ci fa fare. Penso che poi le tribune saranno comunque completate e sicuramente dovremmo poi, non so se ci fa fare anche il manto erboso, questo non lo so, però intanto abbiamo finito dopo tanti episodi, tanto lavoro, tanto sudore, ce l'abbiamo fatta. Il carico è troppo pesante per, per il macchinario attuale. Com'è la gru? E che devo prendere per alzare questo, scusami? No, aspetta, c'è qualche problema, signori, aspetta. Scusa, ci ha fatto alzare tutto con la gru? Che fa, mi sta prendendo in giro? Che ha fatto, ci sta prendendo in giro? Vabbè, male che va, la saltiamo allora, cioè. Questo carico è troppo pesante per la gru? Ma? E che macchinario ci vuole, scusami? Ah, ragazzi, non ci fa alzare questo. Oh, questo è un bel problema adesso. Che macchinario ci serve, scusa, mo, per alzare queste cose? Non ci fa alzare con la gru? Che cazzo ci fa alzare, scusami? Manco questo ci fa alzare, allora. Scusa, proviamo a vedere un attimo. Scusa, lavori che... Scusa, allora che macchinario ci serve per alzare questo, mo? Ah, ci dice questo qua, quindi dobbiamo portare... Vabbè, signori, noi ce l'abbiamo, male che va. Allora vuol dire che dobbiamo portare il mezzo... Non volevo portarlo perché abbiamo già troppi mezzi, però... Se ci occorre, ragazzi, lo dobbiamo portare. Allora, dov'era la nostra base operativa? Forza, che dobbiamo prendere il macchinario... Dobbiamo prendere la gru, quella mobile, Strano che la gru non ce la faccia, però una gru del genere ci ha fatto alzare tutti i pezzi pesanti, anche dei blocchi blocchi già prefabbricati, che comunque pesano le svariate tonnellate. Boh, forse questo peseranno di più, forse, non lo so, non ce li fa alzare, non lo so ragazzi, non lo so, però vabbè, mo vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Allora, macchinari, come si facevano a vedere? Così, macchine, allora. Ma, raga, io porterei l'autogru della Sunny, che è quella più cazzuta, è quella più pesante, quella più lunga anche di braccio, soprattutto che può portare più tonnellate. Ah, ma questa ce l'abbiamo di qua. Perché ce l'avevamo qua, questa? Guarda che bestia, guarda. Questa è una bestia, ragazzi, che voi non vi rendete conto che bestia. Vabbè, facciamo il viaggio rapido, facciamo prima, raga, perché sennò dopo non terminiamo più. Allora, a me, io vi dico, ogni tanto li portiamo noi i mezzi sul cantiere, però questa volta, siccome dobbiamo finire, abbiamo tante cose da fare, facciamo il viaggio rapido. Allora, raga, mo, dove la posizioniamo sta gru? Questa è Grus. Non è che stiamo a parlare di una cazzatella, Siamo pure possiamo pure posizionarla qua? Vediamo se ce la fa piazzare. Sì. A posto, signori. Ma vediamo se ce la fa agganciare, Non lo so, e qua la vedo. Questa però, a differenza della gru, per estendere il braccio è un po' lenta, quindi richiede un po' più di... un po' più di rompimento di coglioni, insomma. Cioè, nel senso, ci mette un po' più tempo alla... Ah, in teoria ce la... Mo ce le fa prendere, in teoria.
Eh sì, vedi, richiedeva un attrezzo del genere. Peccato, perché cioè, con la gru è strano che non ce lo fa. Infatti, che mo' secondo me dobbiamo pure spostare la gru, però. Che mi sa che mo' la gru ci dà pure problemi. Mannaggia la miseria, ma aspettiamo un attimo, devo spostare la gru. Devo spostare il braccio della gru. Eh sì, dovevo spostare il braccio della gru, se no è un casino. Questa è una bestia, eh. Ma porca. Questo, ragazzi, il braccio è estremamente lungo. È anche alto, soprattutto. Ok. Perché questo modo dobbiamo ritrarre un po'. Aggancia, 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 signori. Questo va pure più in aria della gru, eh. Questo arriva molto più alto della gru. Infatti, se ci fate caso, noi già abbiamo superato la gru di almeno 10 metri. Raga, questo è un. L'ho comprato 1 milione di euro, ma ne valsa la pena, ragazzi. Ne valsa la pena perché è un attrezzo che ci salva il culo sempre. Questo, ragazzi, mi sa che 60 o quasi 100 metri arriva, il braccio. Non arriva a 100 metri, ma quasi, eh. Conta che abbiamo superato la gru è alta, eh. Cioè. Allora, dobbiamo mettere questo qua e poi dobbiamo mettere i fari dello stadio. Ecco, una cosa brutta di questo è questo che dobbiamo sempre poi giocare con il braccio. Questo c'è un po' sta pecca è questo, che è un po' lento quando devi ritrarre il braccio, però allungarlo allunga abbastanza veloce. Ok. Piano. Ok, dobbiamo mettere questo. Un po'. Dai, raga, abbiamo finito. Stiamo mettendo le luci. Stiamo mettendo le luci dello stadio. I paracci. Stiamo mettendo. Allora, per dire il vero possiamo cambiare anche la visuale. Possiamo vederla anche così volendo, eh. Cioè, c'è anche questa opzione del vederlo così, eh. Cioè, potete anche lavorare in questo modo. Però il fatto, sai qual è? Che quando si tratta di queste cose qua, sembra meglio comunque mettere la telecamera esterna perché io devo vedere dove vado, cioè. Allora mettiamo i fanali dello stadio, cioè i fari dello stadio. Occhio. Che mo sembra facile, ma
Boom! Messo. Ho sistemato anche i pali del campo. Vedete, il tetto è in fase di costruzione. Però, su, se il tetto, mo volendo, lo potremmo prendere con la gru. Quindi, il campo, vedo che si sta formando qualcosa. 24 pannelli dobbiamo mettere, amadosca. 24 pannelli. Allora, intanto chiudiamo il braccio qua. Chiudiamo il braccio. Questo lo lasciamo in posizione. Non so se ci fa mettere e usarlo di nuovo. Quindi è inutile adesso portarlo a casa, buttarlo un'altra volta. Quindi siamo al 98% di... Quindi ora dobbiamo mettere tutti questi pannelli con la gru, però. Facciamo prima con la gru, perché con questo modo dobbiamo posizionarlo. È un po' un casino. Questo volo dovevamo posizionare, un casino. Boom. Ok, allora questo lo andiamo a lasciare proprio qua. Ok. Dai, ci è servito a meno. Mo veniamo alla gru, mettiamo i pannelli del tetto. E ragazzi, abbiamo concluso. Siamo al 98%, come potete vedere, di quasi chiusura. Perché c'è con la gru, facciamo subito a mettere i pannelli, sennò è un casino. Col braccio, mo posiziona, metti, fai, cioè. Con la gru, appena solo, dobbiamo solo, ecco, posizionarci, scendere il braccio, ta 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 ta, facciamo subito. Sono 24, fresca. 24 pannelli, so. Facciamo subito. Poi ciao, abbiamo ancora quel carico, quel pangale là che non so perché ce l'ha lasciato là, sinceramente. Un bel po' qua da completare, la cosa. Qua ragazzi, secondo me accelererò un po' il tempo. Vi manderò un po' veloce perché se richiede un po' troppo lenta la mano, cioè sennò il video sarà solamente di alzare pannelli. Invece abbiamo quasi finito, oggi voglio terminare la costruzione dello stadio. A meno delle tribune, che lo stadio secondo me ancora tanto dobbiamo fare. Perché secondo me lo stadio, mo abbiamo completato la tribune, perché stiamo facendo due tribune in contemporaneo. Quindi tanta roba. Vabbè, alla fine sono 5 pannelli alla volta stiamo mettendo praticamente. Cazzo, i pannelli ci sono. Però è strano che la gru non ci ha fatto prendere. Ma se ci ha fatto alzare anche altre strutture più pesanti. Vabbè. A posto, ragazzi. Abbiamo messo anche l'ultimo pannello. Ve l'ho skippato un pochettino. Cioè, non skippato, nel senso, l'ho fatto io con la gru. Però ho accelerato un po' i tempi. Iniziamo, ve l'ho tagliato, insomma. Allora, dobbiamo sgombrare il cantiere. Quindi dobbiamo richiudere la gru. Dobbiamo togliere la gru. Quindi aria gru. Smantella la gru. Ok. Non abbiamo più la gru. Parla con l'architetto. Architetto, le piace?
architetto, le piace quello che abbiamo costruito qui? Io te mi sono fatto un Ah, culo. well, I hadn't thought about the roofs getting in the crane's way, but Vabbè, you've come dire, sorted that out ma siamo nicely. professionisti, no, io. Now, you might be wondering why I didn't consider that, and well, it's just that I haven't been on a building site for a while. I'm usually so busy that I don't have time for it. And when I say a while, I mean, well, maybe for the last 20 years. But you have to understand, there is no bigger soccer fan than my dad. So here, Immagino, I'm doing this. ingegnere, How could I mess it architetto. up? This is probably the Hai most visto? Ho important fatto uno building I've ever stadio per designed. And I still know a stadio, thing or tribune, two about vabbè, oh. plans. It's just that I'm a bit out of practice when it comes to construction sites. If I just looked over your shoulder for a while, I'm sure it would all come back to me in no time. Ok. Grazie, architetto Emblè, molto gentile. Allo sgombro del cantiere. Oh! Lavoro completato! Tribune, signori! Guarda, ma sono belle, va! Abbiamo completato le tribune. Mo manca, vabbè, manca il campo, l'erba, il manto erboso. Però, cioè, completato, ragazzi. È stata una faticaccia, ma ce l'abbiamo fatta, eh. Quindi, vediamo un attimo il nostro lavoro completato. Ci hanno messo le piantine. Però, scusi, ma questo. Cioè, ma il manto erboso quando sarà. Scusa, questa tribuna? E qua manca qualcosa. Cioè, le tribune sono. Ma a metà è completata. Dovremmo fare poi l'altra metà, secondo me. Vabbè, l'importante è che abbiamo completato. Mo' dovremmo rimettere tutti i veicoli a posto. E c'è un modo per farlo, più veloce possibile. E andare così. Macchine. No, ho sbagliato. Vabbè. C'è un modo più veloce per parcheggiarle tutte. A parte che mo' dobbiamo fare una cosa. Le dobbiamo anche riparare, quindi mo'. Allora, macchine. Parcheggia, parcheggia. Parcheggia, parcheggia, parcheggia. Parcheggia. C'abbiamo un po' di veicoli ancora. Che ci stava alla parcheggia? Cosa c'è rimasto lì pure? Ah, posso parcheggiare tutti i mezzi, ok. Parcheggiati tutti. Allora, vediamo un attimo se sul cantiere sono rimasti qualche. No, non ci sono macchine. Ok, allora. Abbiamo parcheggiato tutti i mezzi, perché? Dov'era la cosa per poter riparare i mezzi? Mi sa sempre da qua. Dov'era? Tipo una cosa, la sorta di. Per riprendere tutti i mezzi? C'era un modo per riprendere tutti i mezzi. O non so se era qua. Vabbè, intanto facciamo un salvataggio. Dov'era quello per riprendere tutti i mezzi? Qua forse? Fammi vedere, raga, perché dobbiamo pure vedere un attimo che dobbiamo riparare anche alcuni, se non vi ricordate. Però scusi, giovane, lei intanto si può togliere il casco, però si può togliere anche gli occhiali. Cioè, non stiamo lavorando, quindi. Può togliere tutto. E mi sa che si poteva prendere qua, non mi ricordo. Questo era il garage. Ah, eccolo qua, sì. Ah, questo è il magazzino, no, io voglio vedere. Ma questo è il magazzino? Sì, perché qua possiamo anche prendere la nostra roba al magazzino. Però, parco mezzi, ok, allora. Metti tutti al garage. Ah, eccoli qua al garage, ok, allora, ripariamo. Dovevamo ripararli un pochettino, ripara. Sono i mezzi che abbiamo usato, raga, questi vanno riparati tutti, guarda pure questo. Ripariamo tutto. Ripara, ripara. La gru sono in buone condizioni. Trivella, queste sono buone condizioni, ripara. Ripara. Purtroppo, raga, dobbiamo riparare un po' di attrezzi anche che usiamo, perché purtroppo questi lavori grandi i mezzi li distruggono. Ripara. Ok, perfetto. Allora. Officina, no, io non devo andare in officina. Allora, va bene, allora andiamo su lavori. Appalti, mi sa che era quello, no? Lavori, carriera, DLC, stadio stiamo facendo. Allora, abbiamo fatto. Vedi, dobbiamo fare le sale VIP, quindi dobbiamo fare l'altra tribuna. Perché
per poi completare e fare poi il manto erboso. Secondo me ci fa fare anche il manto erboso. Allora, cosa ci fa fare? La riunione, consegna materiali. Sono un bei step pure qui. Ok, signori, va bene, accettiamo, però mettiamo lavoro. Allora, in base al lavoro, vedete, alto ci fa durare di più. Noi ragazzi lasciamo sempre medio perché così, se no potremmo fare anche basso, ci fa terminare subito, però ci dà... No, noi vogliamo fare medio e basta. Quindi, ok, accettiamo l'appalto. I macchinari li abbiamo riparati, quindi siamo pronti per la lavorazione. Ok, andiamo... Dove sta? Andiamo dal... siamo sempre qua. Facciamo il viaggio rapido. Andiamo a parlare con l'architetto, che è lui il tifoso di calcio. Vabbè, pure noi siamo tifosi di calcio, quindi... Allora, siamo arrivati un attimo sul cantiere. Ma dove sta l'architetto? Lì. Un attimo, architetto, che siamo arrivati sul cantiere. Metto tutto il caschetto, Quindi, eh sì, vabbè, mo raga, è normale, mo dobbiamo costruire l'altra tribuna, altre tribune, no? Cioè, una l'abbiamo fatta, mo, si prospetta un gran lavoro qui per completare questo stadio. Architetto, buonasera. Salve, arrivederci, architetto. Hey, striker, coach, captain, who definitely Matto, wouldn't è sell me partito out già to la the foga club del president. calcio qui. After our last talk, I wanted to make myself useful and check my plans again. Forse My sarebbe meglio best usare una friend is gru a a tower torre, crane here, dato che queste six tribune feet hanno le file spanned, 10 superiori di raised balconies. alzate. Ok. I thought this might make your job a little Vabbè, easier, la gru la as long as mettiamo, the non è un crane and problema. the roof don't block each other this time. Sorry again about that, but hey, if you have any ideas on how Ah, to vabbè, do se it serve una better, gru, ingegnere, lo just, you know, mettiamo. Ce n'ho don't say my 3-4 name, she'll say. nel magazzino, non è un problema. Sa, ce l'ho, ce l'ho. Allora, dobbiamo mettere la gru, però... allora... Rimuovi il terreno in superficie, apposta. Allora, qua bisogna anche lavorare sul terreno. Però, aspetta, non c'è un posizionamento della gru qua. Ai ai ai... Ah, no, c'è, mi sa. Oh, no, non c'è. Ah, sì, c'è. Aria gru. Vabbè, raga, io qua ci metto sempre la gru, quella più grande che abbiamo. Che potremmo mettere anche questa, ma questa è piccolina. Io vado a montare questa. Ok, quindi la gru è arrivata sul cantiere e l'abbiamo messa. Poi dobbiamo portare tutti questi materiali. Poi potremmo fare una cosa. O in questo episodio, prima di salutarci, li andiamo a caricare noi i materiali, che non sono tanti, e li portiamo sul cantiere. Perché visto che sono pochi, non sono grandi, quindi, cioè che non sono tanti, quindi facciamo macchine. No, dobbiamo tornare alla nostra sede. Dobbiamo tornare alla nostra sede. Perché poi i macchinari li abbiamo messi tutti dentro al garage, signori. È inutile lasciarli fuori. Torniamo al garage. E andiamo a prendere, ovviamente. Anche se noi qua l'abbiamo al magazzino la roba, eh. Attenzione, quindi potremmo prenderlo anche da qua. Quindi vediamo un attimo cosa abbiamo noi al magazzino. Possiamo portarlo noi al cantiere. E poi, ragazzi, comincio a lavorare anche per la seconda tribuna. Cioè, quindi, mo, vediamo. Allora, abbiamo un cazzo noi, quindi Ah, non abbiamo più di... Cioè, no, scusa, aspetta. Ma al magazzino abbiamo solo questo? Vabbè, niente, se abbiamo solo qua è inutile, raga. Però qua abbiamo questo, quindi possiamo portare uno dei due di questi qua. Ok, lista dei materiali. Vabbè, andiamo a fare magazzino. Però io voglio vedere un attimo anche... oddio, possiamo già consegnare. No, carico automatico. No, cavolo, accetta. Ok, quindi già ce li ha messi qua. Perfetto. Perché ce l'avevamo già al magazzino noi. E come si fa a mettere le macchine? Non mi ricordo. Non mi ricordo come si faceva a mettere le macchine, mo. Come cazzo ci vado a. Cazzo ci vado dentro.
Ah, a parte che dobbiamo anche livellare, a proposito. Dobbiamo anche livellare. Investi punti abilità. Abbiamo un po' di punti abilità. Ok. Scusa, ma dov'era? Ah, forse di qua, forse il parco macchina, aspetta. Quello è il magazzino, questo dovrebbe essere il garage. Eh sì, perché abbiamo un magazzino e un garage. Quindi mo consegniamo un po' di roba noi al cantiere. Questo dovrebbe essere il magazzino e il garage. Un bel problema se questo non è il garage. Ma cazzo sta il garage? Boh, non mi ricordo come si accede al garage delle parco macchine. Scusa, macchine. Destinazione. Scusa, come faccio a vedere? Cazzo, faccio a vedere il parco macchine. Ma questo è il magazzino, ok. Parco mezzi, eccolo qua. Allora, ci prendiamo il camion, questo. Prendi. Sali. Eh sì, per forza, ragazzi. Dobbiamo prendere qui, almeno mo carichiamo la roba. Carichiamo la roba per portarlo poi al cantiere. Poi l'altra roba che manca ce la facciamo arrivare. La facciamo arrivare. Allora, l'altra roba ce la facciamo arrivare. Allora. Prendiamo prima questa. Mi sa che possiamo caricare poca roba, mi sa. No, devi metterlo bene però. Mi metti così non posso scaricare un cazzo. No, sembra a me. Vabbè, mettila così. Mi sa che possiamo portare poca roba, raga. Mi sa che altro ci dobbiamo far consegnare. Che sto camion può portare poca poca roba. Forse serve un pianale. Ci serve un pianale di carico. Non so se ce l'abbiamo un pianale di carico. Poi dopo lo andremo a vedere. Secondo me ci serve un camion più grande per caricare. Poi può portare poca roba. Può portare. Ma così che possiamo anche caricarlo sopra la roba, per l'amor di Dio. Però. E possiamo caricarlo anche sopra. Ma vediamo se mi fa fare una cosa che penso, ma non penso me lo faccia fare. Di metterlo dritto qua così, ma ce lo fa mettere?
Ce la fa mettere così, che dite? Anche se lascio le sponde aperte. Così da me ce la fa caricare, eh. Per sganciare il carro che avesse... Ma sta zitto. E questo mo ce lo mettiamo sopra. Tetris, ragazzi, Tetris insegna. Vabbè, questo almeno per non fare un viaggio a vuoto. Poi l'altro ce lo facciamo consegnare, facciamo prima. Ok. Ok raga, proviamo a chiudere le sponde, non so se si chiudono. Madonna mia, proprio in bilico. Raga, secondo me se facciamo il viaggio rapido ce lo perdiamo. Quando ci scommettete che ce lo perdiamo per strada? Guarda, eh. Secondo me ce lo perdiamo per strada. Sì, invece ce l'abbiamo fatta, secondo me ce lo perdiamo per strada. No, non lo so, ho questo presentimento che ce lo perdiamo per strada. Ce lo siamo persi per strada, non si sa dove, ma ce lo siamo persi. Allora, facciamo una cosa. Allora, la roba che serve... Scusa, è la roba che serve... Non so dove ce lo siamo persi, raga. Sinceramente, mo andare a controllare è impossibile. Allora, il negozio... Qual era questo? Entra. Allora, ci serve... Travi di calcestruzzo. Facciamo arrivare tutto già al cantiere, dai. È inutile, se no qua facciamo notte. Se no, la prossima volta possiamo caricare pure noi la roba, ma ci serve... Ci serve uno abbastanza... Cioè, ci serve proprio grande. Acquista. Fai arrivare già sul cantiere. Ok, questo raga lo scarichiamo noi, ma lo scamillo... Ma lo scaricheremo nel prossimo episodio, ragazzi, quindi lo scaricheremo nel prossimo episodio per cominciare la costruzione della seconda tribuna, la tribuna VIP, quindi tribuna dove sono i VIP, presidenti, mogli dei calciatori, gente importante, quindi faremo la costruzione della cosa. Abbiamo fatto arrivare già un bel po' di materiale qua, meno male, qualcosa l'abbiamo caricato, qualcosa l'abbiamo perduto, come sempre abbiamo già montato anche la gru, quindi facciamo un salvataggio sempre, ragazzi, e noi torniamo alla schermata di gioco. E noi, raga, per questo gameplay, per questa serie, ci fermiamo qui. Abbiamo completato la prima tribuna, quindi la prima costruzione. Quindi dovremmo spostare anche del terreno. Qui dovremmo prendere l'escavatore. Dovremmo spostare la terra come abbiamo fatto lì per fare le fondamenta. Quindi si faranno gli scavi. Vabbè, tutto quello che avevamo fatto di là si deve rifare qua per costruire la seconda, per fare le basi per la seconda tribuna. Raga, come sempre, lasciate un bel pollicione in su, un bel like per supportare serie e canale soprattutto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, tanto è gratuito, in descrizione tutti i link sono gratuiti, raga, e noi ci becchiamo nei prossimi video e like qui sul mio canale YouTube o sul tubo viola che troverete sempre sotto in descrizione. Un saluto da Xpazio X, ciao ragazzi, alla prossima.